stavano i giornali che stavano un po' più giù, no? Ma mica te lo potevi permettere. Veniva quello, oh, che sta a fare? Viaggio a carte. Fammi i capelli. Aggiustami la barba. Pulisciami il collo. Fammi sei il caffè. Oh, tu non potevi stare un attimo coi pensieri? Mai. Cosa è una cosa seria? Io penso che le persone, nel momento che stanno tutte sullo stesso binario, alla fine poi si aiutano. Ah, oh, è un buon odore questo shampoo. Sono mani mie. Come sono mani mie? Sei toccato. Quando tu sei in un posto dove comunque devi convivere, 15 entra una cella, eravamo 15. Dico, alla fine devi essere pulito, perché se tu sei sporco dai fastidio agli altri. Se tu sei disordinato dai fastidio agli altri. E alla fine io ho trovato delle persone che, oh, che ne so, se mi dicevi che quelli erano delinquenti, io ti avrei detto, ma che stanno a giocare? Il capo non stacca mai. Il Tribunale della Libertà mi fece subito uscire, disse che comunque non era un'accusa palese, che ci sono stati dei sbagli, che, per carità, però... È stato 17 giorni, 20 giorni. In Italia noi abbiamo 3 gradi del giudizio. 3. E fino a che non c'è il terzo grado del giudizio io non mi esprimo più. Lui va in pratica a levarti tutti quei pelacci brutti che ti escono fuori con sto metodo. Te la pettina in pratica, eh? E te leva tutto quello che è in più. Mo perché sono nata a Ostia, a Borcata, ti dico la verità, pieno dei cazzari, tutti il giorno dopo, andiamo da Domenico, andiamo a chiedere, ma che ti è successo? Mi fai i capelli? Chi ti ci ha mandato? Via qua, pa. E io ho fatto i capelli, io ti dico la verità, un pochettino, sono rientrato di quello, capito? Però per chi comunque nasce in un'altra realtà, magari gli rovini l'immagine, viene visto sotto altri occhi, viene visto... sotto un occhio sbagliato. Io ci avevo, quando sono andato a lavorare a via Marcantonio Colonna, c'era un barbiere anziano, si chiamava Francesco, maestro di scultura rasoio. Una volta si usava solo così, anni 60, fine anni 50, 60, c'era gente che ci si faceva tutto il taglio. Cioè, ti giuro, a me la gente mi ha voluto bene, de più pure, purello, dove, ma proprio a te, ma che si, esse sono mattiti, capito come? Un discorso veramente, perché il paese è questo, alla fine. Il paese poi, sì, creano le leggende, però alla fine il paese ti vuole bene. Domenico mi mette sempre però quell'altro. Io ti giuro, io sono veramente fiero di Viva Ostia. A me quando mi parlano male di Ostia dico no, perché non sai campà. Io dico così, non sai campà. Ostia è il paradiso. Domenico, guarda che bella. Guarda come è venuto bello. Si è portato la barba questa. Guarda. Bella, eh? Allora, bravo, questo è il ragazzino bravo, mio, bravo. Questo l'ho imparato tutto io.